Io voglio ringraziare tutta la cittadinanza per il modo in cui si è comportata e per il modo in cui si sta comportando proprio in soccorso di quanti oggi stanno combattendo contro questa malattia. Innanzitutto voglio comunicarvi che l'amministrazione comunale, grazie all'aiuto della Contram, è riuscita a reperire 100 mascherine e consegneremo all'ospedale di Camerino per tutti i sanitari che all'interno vi operano. Questa è stato possibile appunto grazie all'impegno nostro insieme a Contram che ha messo a disposizione personale e mezzi per riuscire a trasportare, a recapitare questi dispositivi. Inoltre stiamo per ricevere ulteriori 5.000 mascherine, sempre per gli operatori sanitari, grazie ai rapporti che sono stati instaurati tra l'amministrazione comunale, l'università e i licei, con la città di Taicang, con la quale era in corso la costituzione di un gemellaggio, di un rapporto gemellare. E quindi esprimiamo il nostro ringraziamento proprio a questa comunità che si è messa immediatamente a disposizione e che grazie a loro appunto ci consentirà di avere questi ulteriori 5.000 mascherine da poter utilizzare e donare ai sanitari. Inoltre stiamo provvedendo ad approvvigionarci di due tablet che verranno consegnati sempre all'ospedale di Camerino, che serviranno per far sì che i ricoverati possano comunicare con i loro familiari, e questo è qualcosa che ci rende particolarmente felici perché aiuteranno appunto anche coloro i quali sono ricoverati a comunicare e quindi allevieranno un po' il peso di questo difficile momento. Abbiamo anche un pensiero, lo dobbiamo rivolgere anche alle nostre frazioni che vedranno anche per esse la società, il consorzio smaltimento rifiuti che provvederà alla sanificazione delle strade. Quindi la sanificazione delle frazioni avverrà insieme alla sanificazione della città. Abbiamo preso contatti con il direttore Giampaoli, il quale ci ha assicurato che verranno anche lì effettuate le operazioni di sanificazione delle strade e delle frazioni. Un altro ringraziamento che vogliamo fare è alla Fondazione Carima per la donazione dell'ecografo in favore dell'ospedale di Camerino. Quello della Fondazione Carima è un segno che si aggiunge a quella di tanti altri che stanno facendo a gara per donazioni e per fornire altri materiali, dispositivi e quant'altro in favore del nostro ospedale. Dobbiamo fare uno sforzo ancora ulteriore per rimanere il più possibile a casa. È vero che è difficile, io capisco che è difficile, capisco che c'è bisogno anche di uscire, però è importante rimanere a casa. È importante rimanere a casa perché solo in questo modo noi riusciamo a ridurre le possibilità, le probabilità di contrarre la malattia. Lo dobbiamo fare. E lo dobbiamo fare pensando a noi stessi, alla nostra salute, ma alla salute dei nostri genitori, alla salute dei nostri figli.